Scopriamo ora un'altra realtà del centro commerciale Mongolfiera, De Gustibus. Alla scoperta delle varie realtà commerciali e culinarie in modo particolare che si trovano presso il centro commerciale Mongolfiera di Taranto. Oggi è il turno di De Gustibus e siamo con il suo titolare, appunto il signor Teribbia. Allora, intanto presentiamo questa realtà molto ampia, una casa culinaria la definisco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questa è una realtà effettivamente che abbraccia un pochetto tutti i settori. Quindi partiamo dal bar, focacceria, angolo, gastronomia e ultimo ma non ultimo nato è trattoria di mare, dove facciamo delle preparazioni chiaramente a base di mare, contando più che altro sulla tipicità tarantina fondamentalmente, quindi a partire dalla cozza tanto discussa tarantina e tutta una serie di prodotti a base di mare. Un modo per ristorarsi, per rifocillarsi nel tran tran quotidiano e, come dire, essendo in grado di soddisfare i vari gusti, perché c'è chi così vuole prendersi il trancio di pizza last minute e chi invece vuole magari, come detto da lei poco fa, assaporare le specialità di mare. Quindi un vero e proprio ristorante. Sì, è un ristorante dove c'è il servizio al tavolo, chiaramente nella trattoria di mare o comunque in tutta la zona della ristorazione, c'è sia il discorso seduto comodamente, quindi servito al tavolo, oppure un discorso veloce, chi va di fretta, il self-service veloce, si prende il primo piatto, il secondo piatto, scorrendo lì al banco e velocemente si va ad accomodare e pranzare per poi tornare eventualmente in ufficio. Quindi riusciamo a servire tutte le tipicità, insomma, ecco, quindi dal cliente che non ha tempo al cliente che vuole rilassarsi un pochetto e sostare la pausa pranzo, insomma. Come è nata quest'idea? E questa idea è nata 10 anni fa da 4 amici seduti al bar, 4 imprenditori che si sono riuniti. Eravamo 4 amici al bar. Esatto, è proprio così. E si sono riuniti e hanno deciso di mettere su una realtà del genere. Poi piano piano è andata modificandosi e oggi è la realtà che abbiamo. Insomma, sono 10 anni comunque di servizio che offriamo al nostro pubblico. Beh, incuriositi da queste prelibatezze, da queste specialità, vogliamo vedere lo chef di De Gustibus all'opera. Cosa ci sta preparando? Oggi stiamo preparando un primo abbastanza delicato, un primo che difficilmente riusciamo a fare in casa, visto che è un pacchero allo scorfano. Lo scorfano è un pesce, diciamo, abbastanza particolare per quanto riguarda le spine. Noi lo sfilettiamo, ci prepariamo un sughetto con una crema di mazzancolle di gamberi e poi ci uniamo dei filetti di scorfano. Appena pronti i paccheri ci raggiungiamo all'interno e il piatto è pronto. Il piatto che in 10 minuti si può fare tranquillamente. Adesso andiamo nella parte scoliamo la pasta e quindi cominciamo la fase finale dello spadellamento dei paccheri. Ovviamente il profumo ci tira. Ecco, il piatto è pronto e da poter essere servito ai nostri clienti. Oltre a mangiarsi con gli occhi, ovviamente, è un piatto veramente molto prelibato.
dare di prezzemolo e il piatto è pronto. Questo è un paccaro allo scorfo con filetto di scorfone e mazzancolle.